Ciao a tutti, bentornati a Termoidraulica RV, io sono Pasquale e oggi vi voglio parlare di cosa fare quando ricevete a casa il vostro sistema OV che avete acquistato nel nostro store. Ricevete a casa una scatola al cui interno trovate tutti i componenti e vediamo insieme come assemblarli per poi mettere in funzione il vostro sistema OV. Allora, tiriamo fuori tutti i componenti dalla nostra scatola, il cavo di connessione della nostra lampada, la nostra lampada OP, in questo caso una Philips da 11 watt, e qui vedete è l'ingresso dove andremo noi a mettere il quarzo. Svitiamo il tappo da entrambi i lati del nostro sistema, quindi un lato e poi l'altro, e successivamente, una volta svitati i tappi, noi andremo a mettere il quarzo posizionando la parte aperta in corrispondenza del tappo aperto. Quindi noi andiamo a mettere prima il quarzo. Ok, una volta messo il quarzo, noi andiamo anche a posizionare i due o-ring che abbiamo trovato e poi andiamo a riavvitare i tappi sia da un lato che poi anche dall'altra. Quindi noi andiamo a mettere quindi gli o-ring, ecco, in questo modo, e poi i tappi da una parte e dall'altra. Fatta questa operazione, il grosso di fatto è già quasi compiuto. Quello che noi andiamo a fare adesso è quello di innestare i raccordini in ingresso e in uscita dell'acqua. Non c'è un ingresso e in uscita obbligatorio, quindi l'ingresso può essere a destra o a sinistra a seconda dell'esigenza anche un po' dell'installazione. Ricordatevi di mettere sempre il teflon nella filettatura per evitare perdite. Una volta che il vostro sistema è quasi installato, andiamo a inserire la nostra lampada UV all'interno del quarzo. Quindi il quarzo è un po' una protezione dall'acqua per la lampada. Andiamo a innestare il cavo su un lato della lampada e che andrà poi dentro il quarzo, quindi dentro il sistema UV in questo modo, e l'altro lato lo colleghiamo direttamente al nostro trasformatore. La lampada è inserita, il sistema è pronto e può essere quindi collegato. Vedete qui il trasformatore ha due luci, una luce verde e una luce rossa, che indica il funzionamento e il mancato funzionamento, e colleghiamo il nostro sistema UV. Non rimane che utilizzare le clip di fissaggio ed è tutto pronto. Ecco, questi sono i semplici passaggi che dovete fare per montare il vostro sistema UV. Non resta che collegare in ingresso e in uscita il vostro sistema. Non c'è una direzione, quindi l'acqua, l'ingresso potrebbe essere sia a destra che a sinistra a seconda dell'esigenza appunto dell'installazione. E a quel punto il vostro sistema è pronto per essere collegato alla corrente elettrica e a funzionare. Per qualsiasi dubbio non esitate a contattarci e continuate a seguirci nei nostri canali social che vedete quassù. Io sono Pasquale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!